conosca assolutamente. Ma c'è una bimora! Facebook 9.750. Hai visto che ci hanno messo il login di TikTok con il nostro profilo, mo? Non l'hai visto? A tutti lo stanno mettendo. Non lo sapevamo, vedi? Così aumentano i follower. Così li aumentano su TikTok. Jessica, meravigliosa. La povera di tutti i follower. Aspetta, guarda di non ti preoccupare, guarda di Cicca. Jessica. TikTok 5.648 follower. Faccio Instagram non risulta pervenuta. Amo. Vedi che spunta il profilo TikTok. Facebook 600 follower e su YouTube Non si può sentire. Ah, gliel'hai detto, non me lo ricordavo. Zimit, dov'è Zimit? Applauso a Zimit. Un show o qualche banda? Instagram 3.343 follower, Facebook 2.076 follower, YouTube 81 iscritte. Si è combinato male. Sempre parigliere, partiamo subito da... Perché? Cosa si deve fare per avere i follower? Sì, mi costa a me, mi costa a lei. Un euro. Cosa si deve fare per avere i follower? Manco io me lo ricordo. Perché questo è successo? Secondo te, come lo vedi? Perché nato? Perché? Ma perché così? Ma perché così? Ma perché così? Lo faccio no, ma perché? E tu non hai... TikTok forse. No, ce l'ha. Ah, dai, guarda. Come ti sei arriva? Vabbè, Perché ci sti buona, Ido? E ora? Ne mangio un po'. L'ho aperto, grazie. Secondo me sono stato... No, ma io ovviamente, con informo a tutti. Ti scrivo, come dice non c'è, non ce l'hai TikTok? E dice no, e aiuto! Io non ci sta scritta. Carisma, simpatia, contenuti, no? Penso che queste sono le cose spontaneità. Soprattutto spontaneità e ironia. E sorriso, no? Ma no, vieni bene in TV, devo dire. Sono molto sei telegenico, è vero. Il periodo della pandemia, quando stavamo. Quindi ci puoi andare in TV, amò. Se ti invitano in qualche programma, ci puoi andare. Con Canepa stiamo sperimentando la TV, quindi. Siamo nati nel periodo. Io sono nato nel senso del. Siamo nati nel periodo della pandemia, quando tutti stavano a casa, quando tutti sorridevano molto poco, quando tutti vivono molto poco, e quindi fosse la nostra semplicità, la nostra ironia, il nostro sorriso. E cercare di parlare dell'Italia che stava cadendo in ginocchio, però con tanta ironia, con tanto rispetto e con tanta compagnia. Io mi misi vicino al signor Canepa, l'hai vista, mo? Hanno cominciato a seguirci, ad amarci. Oggi dico che le persone ci amano per quello che siamo. Ed è bellissimo. Ed è certo, passiamo il microfono a un Montifame, così non va a morire. Per verità, un Montifame sono un altro che non va a passare i microfoni. E allora come ti credo sui reciproche? Allora, secondo me ci vuole più che altro genuinità, perché ricordiamoci che dall'altra parte non c'è gente stupida e si accorge se sei troppo finto o se è tutto costruito, perché la gente vuole genuinità, secondo il mio modesto parere. Francesca, dagli insulti ne fai uscire, ne esci sempre con la ironia, con simpatia, con un sorriso, non ti ci mette mai a tuo per tu. Cioè mi stanno arrivando i commenti, giusto Nunzio, stanno guardando la puntata e mi arrivano i commenti in diretta, no vabbè. No vabbè, mo. Ora c'è ma la comparsa che Francesca canta e noi cosa facciamo?
i valletti di Francesca, ragazzi. Aspettate noi che facciamo i valletti di Francesca tra poco, no? Vabbè. Ecco, 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 ragazzi, guardate me il conte fare i valletti di Francesca, è una cosa oscena. Vabbè, comunque. Chi si mangia? Corno, chi si mangia? Un po' di pubblico ce l'abbiamo, con un bel applauso. Francesca, farina! No, vabbè, ragazzi, non vi perdete sta parte quando entriamo nel conte, che è una cosa meravigliosa, devo dire. Vero, mo? Ah. Anche un pezzo di video ci hanno messo. Ecco, ecco, ragazzi, no, vabbè. Il signor Carlo ci ha obbligati a fare valletti. No, obbligati no. No, vabbè. Ti stai vergognando profondamente in questo momento. Penso che sono un artista completo. E ancora devi venire bello. No, vabbè, ma non li potevo tagliare, amò. Era meglio che rimanevamo seduti. Tu. No, vabbè, ragazzi. Meno male, lasciate il video di Francesca, per favore, grazie. Perfetto. Ma perché ti ha pigliato a braccetta, ma mi ha lasciato a me come un baccalà di lato. Ah no, ma qua così. Io sono scappato in pratica. Vabbè, ragazzi, a tra poco, a tra poco. A tra poco, come vedete magari la pubblicità c'è.